Oggi sono in avanscoperta con Borella perché Anna sta male e allora abbiamo detto beh, noi usciamo, faccio un giro. E più precisamente oggi siamo a Hongdae, vicino alla Hongik University, come potete vedere dagli footage che adesso vi farò vedere in questo momento. Che è il parchetto qui vicino, a fare cosa? A vedere un mercatino dell'artigianato. Un mercatino bellissimo dove ci sono tutte le cose fatte a mano, perché dovete sapere che Hongdae è la zona che prende il nome dall'università che la questa università, questa Hongik University, che è quella fatta là, sì, più o meno. È praticamente, che forse non avete visto, ed è un'università molto conosciuta per gli studi d'arte. E quindi questa zona è tutta un po' underground, hip hop, con musicisti di strada, gente che ti fa i ritratti per la strada, gente che si uccide, come non avete potuto vedere in questo momento, ma è successo. E quindi andiamo a questo bellissimo mercatino dell'artigianato, dove potete comprare cose tipo questo bellissimo portacarte fatto in feltro. Ci sono cose di questo genere, oppure anche bellissime cover fatte a mano. Guardate che bella. Bella. Quindi vi portiamo lì, vi facciamo vedere come arrivarci e un po' proviamo a farvi vedere quello che vendono. Ci proviamo. Sì. Perché provare non costa niente. Esatto. Ci piace provare. Bene. Quindi per arrivarci dovete partire dalla Hongik University. Ora faccio vedere come è scritto. Hongik University. Hongik University. È grande. È grande, non potete non vederla praticamente. Sì, anche dalla metro praticamente. Per arrivare al giardinetto dovete aspettare che questo simpatico semaforo diventi verde. Esatto. Mi raccomando, si dice verde, non verde, come diciamo. Sì, ecco, l'università alle vostre spalle. È diventato verde, 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 verde. Sto andando. Che belle penne con le bamboline fatte a mano. Penne. Che borsine. Borsettine. Robine. Calze. Calze, perché non mancano mai le calze. Calzini. Cappelli. Costano tipo 16.000 won. 11,50 euro, come ci fa sapere. Ora, altre borse, pupazzelli, pupazzetti, cappelli. Cappelli fatti a mano. I pupazzetti costano 10.000 won. Questi sono tutti bicchieri, secondo me, e costano 5.000 won. Che fighi! 3,25 euro. Ah, oh, Totoro! Totoro, quanto è puccioso! Da mettere sul cellulare, guardate qua, sono degli specchietti. Oh, specchietti per 5 di charm. Sempre per i nostri soldi, 3,20 euro. Ho specchietti più grandi per mettere nella busta. Orecchini. Sono double size e sono diversi davanti e dietro. Quindi potete intonarli con due vestiti diversi. Bellissimo. This is a couple. Ah, rame. In emerald and silver. E poi l'argento. Sedentary. Goofy, goofy. Oh, postcard. Postcard. Sticker. 한국말 잘하시네. 이 티비 세트.
stata. Che belli. Noi vogliamo comprare tutto. Bravissima, perché li fa all'uncinetto. Questi sono tutti fatti all'uncinetto. Mamma impara. Mamma impara. I capelli. E cerchietti, anellini. Hi. Tutto fatto a mano, è assurdo. Queste sono bellissime, ragazzi. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ci sono molti di elastici per i capelli. Oh, i portachiavi, oh, i ciondoli, oh, questi supporti. E i prezzi? E i prezzi non ci sta. Oh, che ci sono, se qualcuno di voi fuma. Qui ci sono i portasigarette. Come vedete c'è il sample, si apre, mettete dentro le vostre sigarette. Sono fighissimi, sono tutti diversi. 19.000 quello, quindi 19.000 tipo 14 euro. Sì. Altre agendine? Oh sì, con i fiori veri. I fiori veri. O segnalibri con i fiori veri. La message card. Ma sono un po'... Che belli. Segnalibri 4.000, i message card 4.000. E le cartoline 5.000. Quindi diciamo che vanno più o meno le 2,50 euro e 3,20 euro. Esatto. E qua abbiamo i note. E i libricini, tipo i diari, che costano dai 14.000 ai 18.000, quindi sempre diciamo dai 10 euro ai 14 più o meno. Lui fa ritratti con gli acquerelli, ci fa sapere Borella. Sì, scrive al cellulare. Sì, lei scrive al cellulare. Lui è molto contento, anche lei fa ritratti. Vediamo se riusciamo a zoomare. Eccola. È più caricatura quello. Sì. Come potete ben vedere. E una persona sono 8.000 won, due persone 15.000 won, se ne volete una piccola sono 3.000 won, quindi diciamo che vanno tra 2 euro quella piccola, tipo 5 euro e 50 quella da una persona, eccoci con i prezzi, 15 euro due persone. Yay! Guardate che carina lei che continua a disegnare. Io non so cosa riuscirete mai a vedere, però fanno le cioè disegnano le scarpe, le... L'unico problema qui è il numero. Anche qui vendono le cover. Quanto costano? Secondo me costavano tipo 20.000 won. 20.000 won? Sì, c'è quello prezzo. Una cover 20.000 won. Dovete sapere che lo won sta andando giù. Sta andando su e l'euro cala, quindi lo scambio sta abbassando. Tipo due anni fa si cambiava a 1.500, adesso è a 1.330. Che noi non sappiamo cosa voglia dire questa cosa. Io so solo che 10.000 won sono quasi 7 euro. Tu puoi dire che tipo 13.000 won sono 10 euro. Ecco. Quindi questo era il giro del mercatino artigianale handmade. Si chiama Free Market e lo potete trovare tutti i weekend, sabato e domenica, dalla mattina tipo alle 10 fino alle 6 di pomeriggio. Ed è un posto che vi consigliamo tantissimo, i prezzi sono un po' alti, però insomma è tutto fatto a mano, è tutto quindi davvero bellissimo, come avete potuto vedere, e vi consigliamo di farci un salto. Vero Borella? Io consiglio, io ho già acquistato, sapete. Oggi no, però. Però prossimamente di nuovo, non ci preoccupiamo niente. Va bene, Borella saluta anche per me, usa due mani perché ciao. Io non ce la faccio.